21 marzo 2015, Bologna con Ampas Nazionale, Ampas Emilia Romagna, un bel po' di volontari. Questa mattina la manifestazione di Libera in ricordo dei morti per mafia, oggi pomeriggio a un bel convegno all'ospedale Sant'Orsola per parlare di corruzione in sanità. Noi siamo testimoni come volontari, nello specifico come attività dell'Ampas e delle nostre pubbliche assistenze, testimoni privilegiati e anche segnalatori di situazioni che non vanno bene. È importante la nostra presenza, il nostro contributo come cittadini attivi, ma anche una collaborazione in senso positivo, perché nel nostro mondo a volte si infiltra gente che fa finta di essere terzo settore, che fa finta di essere volontariato, invece è peggio che il padrone della ferriera dei secoli passati, e a volte c'è qualcuno che per risolvere dei problemi allora si crea delle difficoltà, soprattutto nel momento in cui come oggi ci sono pochi soldi. Siamo qui per un confronto con le istituzioni proprio per rilanciare la nostra presenza, il nostro modo di essere cittadini italiani che hanno voglia di stare insieme per dare un servizio e stare bene, divertirsi e soprattutto lenire quelle che sono le difficoltà della comunità in cui si vive. Nella sanità 110 miliardi all'anno, il 6% delle attività di appalto di servizi per la pubblica amministrazione, l'89% degli italiani ritiene che in questo ambito ci sia corruzione e sicuramente un'esigenza di trasparenza, di qualità per essere appropriati, per evitare sprechi e per non ingrassare le mafie.